Bene, il 17 novembre 1870, alle ore 11 antimeridiane, l'Accademia Reale delle Scienze di Torino si trovava radunata sotto il portico del Palazzo Accademico per assistere all'inaugurazione di un monumento in onore di Giovanni Plana. Erano presenti il presidente dell'Accademia Federico Sclopis e il rettore dell'Università di Torino Michele Coppino. Fu inaugurato il monumento, che tutti conoscete qui sotto nel corridoio che porta allo Scalone Guarignano, e sul monumento c'è questa scritta: Giovanni Plana, presidente della Regia Accademia delle Scienze di Torino, maestro sovrano del calcolo, entrò i più imposti segreti arcani dell'astronomia, fondò sull'alta base la teoria del mondo della Luna, diede opera ad altissime investigazioni. È gloria d'Italia, il suo nome, son lume della scienza. È gloria d'Italia, il suo nome, son lume della scienza, i suoi scritti. Visse anni 83 e mesi 2, morì in Torino il 20 gennaio 1864. Quindi quest'anno ricorre il 150enario dalla morte di Plana, e per questo motivo che la nostra Accademia ha organizzato questa giornata in suo ricordo e in suo onore. Successivamente fu anche messa una targa in marmo su questo palazzo, sul lato di via Maria Vittoria, che ricorda, che dice: Giovanni Plana, dimorando in questo palazzo che qui abitava, dal 1807 al 1832 scrisse la teoria del movimento della Luna per decreto del Comune. E il 15 novembre 1870, quindi due giorni prima dell'inaugurazione della statua che c'è qui sotto, era stato inaugurato un busto nel palazzo dell'Università, che fu loggiato al primo piano dell'Università, e qui c'è scritto: Giovanni Plana da Voghera, matematico e astronomo grandissimo, dal 1803 al 1864, due generazioni alle arabe discipline educò con fama duratura quanto la scienza. Quindi vedete che in quello, diciamo, monumento che c'è qui nel Palazzo d'Accademia vengono messi in luce gli aspetti scientifici, no? Studi di astronomia, teoria del movimento della Luna, eccetera, mentre invece giustamente l'Università ricorda la sua opera di insegnante e di maestro. C'è anche un'altra targa che è di fianco al monumento che c'è qui nel corridoio, a Pian Terreno, che dice: a ricordo del barone Giovanni Plana, sono astronomo e matematico, nato a Voghera il settembre del 1780, sì. La sua città natale, reverente questa memoria, vuole a 100 anni dalla morte. Questo è stato posto nel 1964 su iniziativa del Comune di Voghera, ed è appunto di fianco al monumento. Plana era nato a Voghera, comunque voi avete ricordato, 6 novembre del 1781, e diciamo, per quello che riguarda questa accademia, era stato nominato nel 1803 socio corrispondente, nel 1811 socio nazionale, nel 1842 vicepresidente, possiamo andare avanti, ecco, quello che stavo dicendo, così la data è nel 1781, non 1771, e nel 1851 presidente dell'Accademia. Sapete che allora i presidenti erano perpetui, quindi rimanevano fino alla morte, e quindi è stato presidente dal 1851 al 1864. Ecco, io lascio adesso la parola a Livio Ciaccardi, che vi parlerà, insomma, di Plana giovane, la sua formazione, le vicende abbastanza interessanti e anche non usuali della sua vita, e io poi interverrò in seguito per parlare poi di Plana, soprattutto con Torino, come insegnante, come direttore dell'Osservatorio Astronomico, e concluderà poi Livia con ultime considerazioni che si legano poi a quello che dirà Franco Pastore.
diceva il professor Conte prima, nel nostro intervento, noi parleremo del periodo della formazione, che è anche quello meno noto, formazione che si svolse sotto l'impronta francese, prima all'École Centrale di Grenoble e poi all'École Polytechnique di Parigi, e che costituisce un periodo particolarmente importante perché influenzerà tutta l'opera futura di Plana. Da questi studi gli verrà la capacità di muoversi con maestria tra vari settori della matematica pura ed applicata, la dimensione internazionale che insieme alla sua forte determinazione lo portarono ad ottenere grandi onori nella sua vita. Prima di parlare appunto della sua formazione all'École di Grenoble, vogliamo spendere due parole sul contesto storico. Gli anni appunto in cui si scrivono, il periodo in cui si scrive la formazione di Plana è un momento storico molto particolare. Nel dicembre del 1798 il re Carlo Emanuele IV lasciava Torino per trasferirsi in Sardegna. I francesi e la neonata Repubblica vennero accolti a Torino con entusiasmo dai repubblicani che vi riponevano grandi speranze. Ma questa euforia rivoluzionaria fu di breve durata. Dal 1799 al 1800 ci fu un'effimera parentesi dell'occupazione austro-russa, ma nell'Ottocento i francesi fanno ritorno a Torino in seguito alla vittoria di Napoleone a Marengo. Ed è nel 1802 Piemonte annesso alla Francia. Qual era la situazione delle scienze in Piemonte? Si può desumere dal rapporto che era stato voluto dal Conseil d'Instruction Publique nel 1801, su cui si rilevava l'indebolimento, l'intorpidimento degli studi matematici in Piemonte. Infatti a fine Settecento si assiste ad una fase di stagnazione nel settore delle scienze fisico e matematiche, dovuta a vari fattori. Ricordiamo che nel 1766 Lagrange aveva lasciato Torino per Parigi e aveva lasciato un vuoto che era difficilmente colmabile. Inoltre, a causa degli eventi bellici e politici, l'Accademia delle Scienze era stata costretta a interrompere le sedute periodiche e dal 1792 al 1801 non pubblicò più i suoi memoir, così pure le regie scuole di artiglieria e di fortificazione, da cui erano usciti tecnici e scienziati appunto di valore, erano state chiuse nel 1799, poco dopo l'occupazione francese. Anche l'università aveva sofferto di questa occupazione e era stata chiusa, poi riaperta per un breve periodo alla fine del 1798, poi nuovamente chiusa e poi riaperta dopo la vittoria di Marengo. E quindi la riorganizzazione voluta dai francesi diede però un impulso significativo all'insegnamento universitario per merito anche di Prospero Balbo. Prospero Balbo è un importante esponente della classe dirigente subalpina e come nella sua qualità di rettore dell'università controllava praticamente tutta la vita intellettuale del Dipartimento del Po. E quindi riuscì a realizzare una feconda integrazione fra la tradizione piemontese e l'innovazione francese. Ricordo che già da ragazzo Balbo aveva manifestato interessi per le matematiche e nelle fisiche, che poi aveva maturato sotto la guida di Beccaria e che quindi influenzeranno anche le sue scelte politiche future. Con la creazione nel 1806 dell'Università Imperiale fu istituita la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche, furono create come cattedra, tra cui quella di astronomia, che sarà occupata poi da Plana. Plana, come è stato già ricordato, nasce nel novembre del 1781 da Voghera, da Giovanni Giacobini e Antonio Maria Plana,
che era omaggiato proprietario terriero. Compie gli studi inferiori alla scuola Sant'Agata di Voghera e i biografi ce lo descrivono come un giovane studente affascinato dalle idee rivoluzionarie. E narrano anche un episodio che condizionò poi tutta la sua vita futura. Una mattina d'aprile gli studenti, ritornando nella loro scuola Sant'Agata, trovano nel cortile innalzato un albero della libertà. Ma la chiamavano albero della libertà e la polizia fu allertata naturalmente dalle autorità scolastiche fu aperta un'inchiesta e il giovane Plana, che era responsabile di questa bravata, confessò la sua colpa al padre e la famiglia in fretta e furia lo spedì a Grenoble dagli zii per continuare lì la sua istruzione. A Grenoble, proprio in quell'anno, nel 1796, era stata aperta l'École Centrale. Queste École Centrale avevano lo scopo precipuo di formare la nuova generazione alle virtù repubblicane, mentre nei collegi anteriori alla Rivoluzione francese aveva un ruolo preeminente l'insegnamento di tipo umanistico e letterario, in queste nuove École Centrale si dava più importanza alle scienze matematiche, alla fisica, alla chimica, alle scienze naturali ed erano introdotte le lingue moderne, la storia e il diritto. Anzi, il diritto sostituiva la religione che era una materia importante invece nei collegi. Anche il metodo naturalmente di insegnamento era diverso, in particolare per le scienze si doveva procedere dall'esperienza, dall'osservazione per arrivare in un secondo tempo a una presentazione razionale della materia. Si dava anche maggiore importanza alle applicazioni pratiche seguendo i principi pedagogici di un filosofo di Grenoble, nativo di Grenoble, Étienne de Condillac, il quale riteneva molto più importante dare ai giovani un metodo per apprendere piuttosto che riempire la testa di tante nozioni spesso inutili o inerti. Le informazioni che noi abbiamo sulle École Centrale di Grenoble ci vengono dagli archivi e dagli archivi dell'Isère e quindi anche le notizie su Plana. Le lezioni iniziavano il 21-22 novembre e terminavano nel 21-22 settembre dell'anno successivo. Le école erano organizzate in tre sezioni. Alla prima si poteva accedere all'età di 12 anni e venivano insegnate, c'erano corsi di scienze naturali, disegno latino. Alla seconda, dai 14 anni, si insegnava la matematica, la fisica e la chimica e da a partire dai 16 anni si potevano frequentare corsi di lettere, grammatica, diritto e storia. Gli studenti avevano piena libertà, nel senso che potevano farsi il loro programma, potevano scegliere i corsi che preferivano e frequentare anche per più anni successivi. L'importante è che avessero compiuto l'età per accedere a quel tipo di corsi. È chiaro che questa libertà, questa possibilità di scelta consentiva di seguire le proprie inclinazioni personali, però faceva sì che gli studenti meno motivati rischiassero di rimanere indietro. Perché non c'era quel sistema complicato di punizioni che invece c'era nei collegi, anche se c'erano dei controlli semestrali da parte del Consiglio di Istruzione Pubblica. Dai registri delle iscrizioni si vede che i corsi più seguiti erano quelli di disegno e di matematica, per esempio nell'Ottocento gli allievi del corso di disegno erano 143, quelli di matematica 76 contro gli 11 di lettere. La matematica era una materia importante insieme al disegno e alle lingue antiche, infatti veniva insegnato tutti i giorni e le altre materie a giorni alterni. E Plana inizia proprio i corsi al Corso Centrale nel primo anno, proprio nell'anno di apertura. In quell'anno gli allievi erano 196 e di cui 20 frequentavano per puro gusto personale. Plana rimane 3 anni a Grenoble, in particolare abbiamo notizie sul corso di matematica che era articolato
in 2 anni. Nel primo anno si insegnava l'aritmetica, la geometria piana, l'algebra, la trigonometria. Nel secondo la geometria dello spazio, gli elementi di calcolo differenziale integrale, con particolare attenzione alle applicazioni. Se pensiamo che era una scuola di tipo secondario, notevole il fatto che fosse insegnata l'analisi infinitesimale, che invece in Italia comincerà a essere insegnata nelle scuole secondarie solo col liceo moderno nel 1913. Il professore di matematica era un certo Sébastien Henri Dupuy de Bord, il quale era, tra l'altro, era stato professore di Napoleone Bonaparte. Questo però non è un titolo a suo merito, tant'è che appunto Henri Bayle, lo scrittore Henri Bayle, che frequentò l'École Centrale contemporaneamente a Plana, ce lo descrive nella sua autobiografia come il borghese più enfatico, più paternalista che io abbia mai visto. Fu professore di matematica senza l'ombra dell'ombra di talento, era appena un agrimensore. Qui ci spiegava le proposizioni con una serie di ricette per fare l'aceto. Io amavo tanto più le matematiche quanto disprezzavo i miei maestri. E lo stesso Stendhal ci dà varie notizie sia sul tipo di insegnamento matematico sia su Plana. Un altro professore, Chabert, che appunto secondo Stendhal conosceva buone ricette, ma non sapeva mostrare come queste ricette nascevano l'una dall'altra. In ogni caso disprezzava entrambi i suoi professori e diceva che erano ipocriti come i preti. C'è invece una terza figura di professore di matematica, che era membro del jury central d'instruction, che riscuoteva la stima di Stendhal perché sapeva mescolare le logiche della libertà con le nozioni di algebra e sapeva introdurre la matematica con passione e soprattutto con ragionamento, con la pazienza. E dall'autobiografia di Henri Bayle si vede come altri testi che venivano utilizzati erano quelli di Bézout, di Bossuet e della Abbé Marie. Questo è comprensibile perché sia Bézout che Bossuet avevano scritto dei corsi completi di matematica. Un altro condiscepolo di Plana ci racconta l'atteggiamento che aveva Plana verso le scienze e dice: la scienza ci occupava molto e noi non pensavamo che a essa. In questo réveillon c'è il réveil, vuol dire anche sognare, quindi qualcosa di più che pensare. Però confessa che erano piuttosto presuntuosi, difatti dice: così la nostra piccola vanità ci portava a guardare come sciocchi tutti quelli che parlavano di scienza. Ecco, qui è una curiosità: Stendhal nella sua autobiografia mette vari disegni in cui illustra l'insegnamento dell'École Centrale, e qui per esempio viene disegnata l'aula di matematica. Qui c'è il professor Dupuy nella sua immensa poltrona col bastone con cui indicava i ragazzi, nella prima fila i suoi prediletti, e rappresenta Stendhal se stesso qui nelle file più rientrate, e appunto descrive il suo sentimento, che era di desiderio e nello stesso tempo di timore di essere chiamato alla lavagna. E da tutta l'autobiografia emerge appunto che Stendhal era molto interessato alle matematiche. E Plana fu un allievo eccellente e si distinse in tutto il corso di studi. Nel 1796 prese il primo premio di disegno, nel 97 i primi 3 premi di lettere, matematica e disegno, nel 98 il primo premio di matematica. Per darvi un'idea dell'importanza di questi premi, posso dire che erano banditi, ogni anno bandivano 9, uno per ogni materia, e nel 1798, quando Plana ne meritò 3, gli allievi erano 406. Tanto che appunto Stendhal, in una lettera alla sorella Pauline, dice: per Plana, se nulla lo distoglie, lo distrae, sarà un gran uomo di qui a 10 anni, e io ho il piacere di essere il suo amico intimo, e le sue previsioni in effetti saranno corrette. Al termine dei corsi, Plana è giudicato idoneo a partecipare al concorso di ammissione all'École Polytechnique di Parigi,
e quindi chiede l'attestazione di buona condotta e di fedeltà repubblicana che erano necessarie per poter accedere a questa scuola, al concorso. Queste attestazioni gli vengono date dal prefetto di Grenoble che appunto nella lettera in cui gli comunica questa attestazione dice che appunto Plana risiedeva a Grenoble presso uno zio che si trovava lì da 29 anni, che era iscritto al registro della Guardia Nazionale, che aveva soddisfatto tutti i doveri di cittadino francese e che aveva costantemente dato prova del suo attaccamento al governo repubblicano. E quindi Plana può partecipare a questo concorso. Ecco, prima di parlare di questo, due parole solo sulle École Polytechnique. Il progetto di costituzione di questa scuola fu approvato il 7 gennaio dell'anno terzo e fra i promotori e organizzatori, oltre accanto al matematico Gaspard Monge, che ebbe il ruolo predominante, ci sono scienziati di valore come Antoine de Fourcroy, che era un chimico, l'ingegnere matematico Lazare Carnot, l'ufficiale del genio Prior du Vernois, l'ingegnere militare Lamblardy e il chimico Claude-Louis Berthollet. Come scrive Fourcroy, lo scopo di questa scuola, che all'inizio fu chiamata Scuola dei Lavori Pubblici, era quello di formare coloro che avrebbero costituito i quadri dei servizi tecnici civili e militari dello Stato, quindi gli artiglieri, gli ingegneri, geografi, gli ingegneri per miniere, ponti e strade, ma anche i professori, le ambizioni di questi fondatori, vi era anche la formazione di professori, futuri ricercatori, anche industriali. E al centro la selezione era basata sulla matematica e le fisiche, perché le matematiche e le fisiche dovevano costituire le basi solide per questo tipo di formazione. Naturalmente si valutava sempre anche le qualità civiche e patriottiche del candidato. Gli anni di corso erano tre ed erano, e come vedete dall'elenco delle materie, c'erano accanto agli aspetti, alle scienze pure, c'erano anche le scienze applicate. Arrivati, vedete ogni volta, analisi su applicazioni dell'analisi alla meccanica, applicazione dell'analisi alle macchine, applicazioni della geometria all'architettura. E naturalmente questo si rifletteva anche sul metodo, sul tipo di insegnamento che veniva impartito, che alternava lezioni teoriche con quelle pratiche, prevedeva l'uso di laboratori ed erano previsti anche ripetizioni e spiegazioni delle lezioni effettuate da allievi dell'anno del terzo anno, scelti tra i migliori, che erano chiamati scelti di brigade. Plana sarà uno di questi. I docenti erano i maggiori matematici e scienziati dell'epoca, Monge, Lagrange, Laplace, Berthollet, Hachette, Lacroix, e trattati, anche questi sono trattati molto famosi, di alto valore, la geometria descrittiva e poi l'analisi di Monge, l'applicazione dell'algebra alla geometria di Monge Hachette, il trattato di calcolo elementare di calcolo differenziale integrale di Lacroix e così via. E anche opere di ricerca di alto livello come la teoria delle funzioni analitiche di Lagrange e la meccanica celeste di Laplace. Quindi era una formazione veramente di altissimo livello. Bene, riprendo io questa bella immagine, rappresenta Napoleone nel cortile delle Politecniche, naturalmente non le Politecniche di oggi, a Palaiseau, a sud di Parigi, ma la sua storica sede sulla montagna Saint-Geneviève, luogo dove subì il martirio la patrona di Parigi, Saint-Geneviève, in italiano meno poeticamente Santa Genoveffa, che è dietro il Pantheon. Dietro il Pantheon, e c'è ancora lì la sede, adesso c'è lì il Ministero della Ricerca Scientifica, è sempre stata chiamata la ex da tutti gli studenti che partecipavano a questa scuola.
il programma per essere ammessi alle corporate league era piuttosto severo, pensando che si trattava di giovani compresi fra i 15, 16 fino a 20 anni, ma sono la più parte avevano 15 anni, e riguardava conoscenze di aritmetica, di algebra, di equazioni, geometria elementare, trigonometria, meccanica, uso delle tavole logaritmiche e buona padronanza delle proprietà delle sezioni coniche. Quindi insomma un programma già piuttosto avanzato, anche oggi insomma, si insegnano le coniche, si insegnano corsi universitari. E in più, fin dall'inizio, gli studenti che aspiravano ad essere ammessi alla scuola dovevano dare prova di possedere la haine des tyrans, l'odio per i tiranni. Ecco, nessuno veniva preso se non dimostravano, su meno cosa facessero a verificarlo. Insomma, sicuramente Plana, per i suoi trascorsi rivoluzionari, non deve aver avuto difficoltà quando si presentò, come vedremo, al concorso d'ammissione. Nelle corpo di Technique fra 1794, data della sua fondazione, e il 1827 si presentarono 4103 candidati e di questi ne furono ammessi 1887, quindi una selezione piuttosto severa. Plana partecipò al concorso di commissione alla scuola che si svolse a Lione, perché c'erano delle commissioni decentrate che andavano nelle principali città della Francia, dell'impero, e quindi in particolare a Lione, e a Lione si presentarono 74 candidati e Plan risultò nono e quindi fu ammesso all'École Polytechnique, dove fece tutti i suoi studi, e qui abbiamo la sua fiche matriculaire che eravamo andati a cercare di più io nel 1989, quando c'è il bicentenario della Rivoluzione Francese, e da questa fiche matriculaire si ricava tra l'altro che lui era stato nominato chef de brigade, che significava una specie di capoclasse, quindi c'era un titolo che veniva dato solo agli allievi migliori, che avevano anche il compito di aiutare gli altri nei loro studi. È interessante notare che anche a Torino, a partire dal 1804, si svolsero degli esami, la commissione d'esame insomma, delle corpo di Technique, fra le sue sedi prese anche Torino, e ci furono fra il 1804 e il 1813 20 studenti piemontesi che furono ammessi all'école Politecnica. Fra questi 20, in un articolo che avevamo scritto a quell'epoca, li abbiamo elencati tutti, però vi segnalo di sicuro un molto importante, l'ingegnere Giovanni Antonio Carbonazzi, che poi rientrò in Piemonte, fu nominato ispettore di ponti e strade, incaricato da Savoia di riorganizzare tutta la rete stradale in Sardegna e successivamente il ruolo fondamentale nella costruzione della rete ferroviaria subalpina, e anche se non fece l'esame a Torino ma fu ammesso alle corpo di Technique, il grande architetto Mosca, che fu primo architetto del re, insomma, la dottora del ponte Mosca all'inizio del corso Giulio Cesare. Quindi diciamo in Piemonte poteva avvalersi della competenza di questi giovani che si erano formati a Torino e che tornarono avendo avuto una formazione al più alto livello europeo. Uno di questi si distinse anche quando poi nel 1815 i cosacchi entrarono a Parigi e gli allievi dell'École Polytechnique fecero una specie di brigata per difendere la scuola, e lui si distinse perché disarcionò un cosacco, gli tolse la sciabola e poi salì sul suo cavallo per continuare a combattere. Ecco, Plana diciamo ebbe questa formazione e i corsi seguiti alle corpo di Technique lo influenzarono praticamente in maniera definitiva, indirizzandolo verso la matematica e l'astronomia, e diciamo tutti i suoi lavori, le opere stampa che poi ricorderemo, ma e anche i 6 volumi manoscritti redatti quasi tutti in francese, di circa 4.000 pagine con oltre 800 lavori e note sulle letture fatte,
concomento perfezionamento del lavoro altrui e qualche spunto originale che sono conservati qui nella nostra accademia, di cui parlerà Caparrini, il dottor Caparrini più avanti, dimostrano appunto quanto sia stata importante la sua formazione alle corpo tecniche. Quindi c'erano due aspetti importanti anche per quello che riguarda l'insegnamento universitario, quindi l'attenzione per le applicazioni e l'importanza data all'allievo. Menabrea ricordava che Plana fu uno dei professori più abili e più, oggi si direbbe, coinvolgente, non è Antrenant, e che aveva una lucidità straordinaria, che sapeva interessare con applicazioni ingegnose che ne dimostrano l'utilità. E Chiò ricorda che il professore dell'analisi Plana fu un intelligente come il tutore Lagrangia, con la scorza di Lacroix, che era il testo di analisi fondamentale usato alle colonne tecniche, e nell'insegnare la meccanica, però oltre alla Lagrangia si tenne dietro un posto successivo, e il suo insegnamento era caratterizzato da un grande entusiasmo per la verità che andava svolgendo e un interesse vivissimo verso l'alunno che lo ascoltava. E ricordo tra l'altro che Plana ebbe come allievo anche Cavour, qui dalla scuola di applicazione, e a Cavour Plana predisse che se avesse continuato a studiare la matematica con lo stesso impegno, con gli stessi risultati, probabilmente sarebbe diventato più famoso del grande Lagrange. Poi Cavour fece altro, ma insomma, certamente diciamo questo giudizio di Plana è significativo per le qualità del grande statista. Ma torniamo a Plana, che dopo aver terminato i suoi studi si vede offrire un posto di professore presso l'École d'Artillerie di Grenoble, che però rifiuta, mentre invece accetta la nomina di professore di matematica 19 marzo 1803 presso le scuole teoriche e pratiche di artiglieria di Torino, che si sarebbero poi portate temporaneamente ad Alessandria. Però il suo grande desiderio era quello di insegnare l'astronomia, e in questa bella lettera a Stendhal, cioè Lidia ha già ricordato appunto l'amicizia che ha legato per tutta la vita, la relazione reciproca fra Plana e Stendhal, Plana scrive: d'altra parte io so che tu hai molto che fare con so di avere ancora molto da fare per perfezionarmi la scienza di cui sono sempre più preso a misura che procedo. Vedi dunque, mio adorato amico, è in italiano nel testo, che la mia vita si svolge leggendo un po' e meditando molto. Questo suo desiderio, ecco qui c'è l'attestato che lui è effettivamente, insomma, ha preso tecniche, e diciamo, faccio da quello vedere perché è interessante questo documento, è la nomina a professore della scuola di artiglieria, ecco. Però come dicevo, il suo grande desiderio era quello di ottenere il posto, la cattedra, la direzione dell'osservatorio astronomico di Torino. E nel 1805 è quasi convinto, tanto è vero che scrive sempre Stendhal: non tarderò a ricevere la mia nomina di professore di astronomia all'Università di Torino, titolo che io al quale aspiro con ardore. Credo di aver superato tutte le difficoltà che pongono un uomo al di sopra della mediocrità. Però insomma, secondo me non bisogna mai essere troppo precipitoso, inventare un risultato che ho ottenuto prima di averlo conseguito. Invece Plana, nonostante i suoi desideri e la sua convinzione, non fu nominato direttore dell'osservatorio astronomico, ma il posto venne dato ad Anton Maria Vassalli Randi, che era professore di fisica all'Università di Torino, mentre la cattedra di astronomia fu data a un certo Blanquet d'Uchera. E Plana fu molto deluso, e sempre Stendhal dice sempre che si consoli quasi interamente con il lavoro. Tuttavia, ecco, nel frattempo Plana pubblica le sue prime
memorie sui primi lavori scientifici importanti, questo memoir sull'integrazione delle equazioni linee, in cui perfeziona i risultati di Laplace e Legendre, l'equazione della curva formata da una lamina elastica, sulle memorie della nostra accademia, seguendo Lagrange, sulla teoria della trazione degli sferoidi ellittici, una memoria su diversi problemi di probabilità. Quindi vedete, insomma, che i suoi interessi sono molto vari, ne parlerà poi Franco Pastrone e poi il professor Ferrari. Nel 1810-11, finalmente, grazie alla decisiva raccomandazione di Lagrange, ottiene la cattedra di astronomia dell'Università di Torino e nello stesso 1811 viene nominato socio nazionale della nostra Accademia. Nel frattempo frequenta l'Osservatorio di Brera a Milano e incontra Francesco Carlini, che collaborerà con lui, poi ci furono delle divergenze successive, nello studio del movimento della Luna, quindi per elaborare una teoria completa del moto della Luna. E infine il 5 marzo 1813 viene nominato direttore dell'Osservatorio Astronomico Torinese. Come prima azione, nel frattempo c'è la restaurazione, il 20 maggio 1814 il re Vittorio Emanuele I ritorna a Torino e diciamo con sentimenti diversi da parte della popolazione, pur contenti anzi meno, Massimo D'Azeglio dice vedere andarsi i francesi con loro immenso ineffabile felicità, altri invece con molto meno soddisfatti. E che cosa accade? Che il re, come prima cosa, decide di intervenire sia sull'università che sull'accademia, e in particolare per quello che riguarda l'università, annulla e elimina tutte le cattedre che erano state istituite dai francesi, e in particolare quella di astronomia che era stata ricoperta da Plana, che però si rifà successivamente nel dicembre del 14 ottenendo la cattedra di analisi infinitesimale. Poi Prospero Balbo, di cui vi ha già ricordato l'importanza, insomma, come organizzatore e domino su tutta la vita intellettuale e scientifica torinese per quasi 40 anni, Prospero Balbo riesce a mitigare il furore restauratore del re e a poco istituisce di nuovo le cattedre, e nel frattempo Plana viene nominato professore di meccanica razionale nell'Accademia Militare e in quanto tale insegnerà a Cavour, come dicevo, e poi nel 1821 gli viene data la direzione degli studi matematici. Nel 1817, nel frattempo Plana è stato nominato astronomo reale e Vittorio Emanuele I gli dà i fondi per una strumentazione più aggiornata e per trasportare la sede dell'osservatorio dal palazzo dell'Accademia delle Scienze, qui sopra la spegola, di cui esistono ancora i resti perché è stato bombardato durante la guerra, su una delle torri di Palazzo Madama. Questo spostamento suscitò grandissime polemiche. Potete vedere la slide successiva, ecco, qui è una foto dell'osservatorio sul tetto di Palazzo Madama, e su una delle torri, come vedete, insomma, qualcosa di piuttosto deturpante, e tra l'altro nemmeno una scelta felice, perché comunque nel centro della città già l'atmosfera non era limpida, non c'era la possibilità di fare un osservatorio. Però Plana ottiene dal re, se torniamo indietro, Plana scrive che il re Vittorio Emanuele ha avuto la generosità di accordare i fondi necessari all'acquisto di questi strumenti e di prendere anche in considerazione la proposta che aveva avuto l'onore di fargli di sottomettere per ottenere un locale adatto alla costruzione di un nuovo osservatorio. E questo osservatorio fu costruito a sue spese su una delle quattro torri antiche situate all'angolo del palazzo del Castello Reale, cioè Palazzo Madama, che si vede isolata in mezzo alla piazza detta del Castello. Però, ripeto, non fu una scelta priva di polemiche, anzi sui giornali dell'epoca ci furono tantissime proteste per la deturpazione di un palazzo storico come quello. Nel frattempo, anzi nello stesso anno in cui viene nominato astronomo reale, Plana sposa Alessandra Lagrange, figlia del fratello Michele del celebre matematico Giuseppe Luigi, e in questo modo si lega al
suo grande maestro, anche attraverso questo legame di parentela. Michele era fratello di Giuseppe Luigi, che era rimasto qui a Torino, e Alessandra era una di cui aveva un certo numero di figli e figlie, e Alessandra divenne così Alessandra Plana Larrangio. Ecco, per concludere possiamo dire, rilevare che l'influenza della formazione di impronta francese, prima a Grenoble e poi a Parigi, è duplice. Da un lato l'influenza si vede nel carattere internazionale della ricerca di Plana. Plana scrive, ha come referenti soprattutto i matematici francesi, scrive in francese per lo più, i temi di ricerca sono presi in gran parte appunto dalla matematica francese. La sua dimensione internazionale si vede anche dalla corrispondenza e dalle riviste straniere su cui pubblica. È vero che la maggior parte delle sue memorie sono pubblicate sulle pubblicazioni della periodica dell'Accademia delle Scienze, ma ci sono vari articoli apparsi su riviste straniere, per lo più francesi, che sono qui indicate, ma anche sette riviste francesi, tre tedesche e anche una inglese. Come si può vedere dall'elenco delle pubblicazioni, aggiornato, perfezionato da Cappellini nel 2000. L'altro aspetto è lo spirito liberale. È poco noto forse che nel 1819 Plana fu tra i collaboratori del gruppo milanese del Conciliatore a fianco di Silvio Pellico e Giovanni Berchet. Inoltre, durante la reazione che seguì ai moti del 21, rischiò di perdere la cattedra proprio per le proprie simpatie politiche insieme al chimico Antonio Gioberda. Infatti fu accusato di principi totalmente avversi al legittimo regio governo, però riuscì a evitare le sanzioni con queste motivazioni: che i professori controscritti, non potendo avere che pochissima influenza sulla gioventù, tanto per la natura dei trattati che dettano quanto per il piccolo numero di persone intervenienti alla loro scuola, e trattandosi d'altronde di persone di non ordinario ingegno, la giunta è in senso che siano mantenuti, ma che si faccia loro sentire che il governo non ignora la loro materia di pensare, che altamente disapprova come contraria alla qualità dei doveri del buon suddito. Ecco, a partire dal 1820 inizia il periodo più fecondo dal punto di vista scientifico, e anche il periodo delle grandi imprese, di cui ci parleranno il professor Pastrone e il professor Ferrari.